Eccoci qua, ben ritrovati amici nella fucina dell'informatica. Guarda che bel regalo che mi sono fatto, eh? The Beatles, Abbey Road Crossing. Carini, dai che belli. Tanto George viene sempre per ultimo. Vabbè, dai. Allora, parliamo del food, o fad, detto in inglese, o food, non lo so come si pronuncia. L'inglese è una lingua un po' strana. Dunque, perché parliamo del food? Ho preso spunto dalla politica italiana, una cosa che a me mi appassiona, la seguo volentieri. Non ci capisco niente, ma la seguo volentieri. Nella fattispecie, proprio, mi piace la parola fattispecie. Nella fattispecie, cosa che ha di particolare la politica italiana? Non si capisce niente, innanzitutto. L'unica cosa che ho capito è che invece di fare delle proposte, dei programmi con uno scopo raggiungibile, pare che i politici si preoccupino più che altro di screditare gli avversari. E questa è la tecnica del FUD, detto in italiano. Il FUD, che è acronimo di F sta per fear, che vuol dire paura, U sta per uncertainty, incertezza, e D sta per doubt, dubbio. Oppure potrebbe anche significare, perché poi ha abbracciato anche questo significato di disinformazione, paura, incertezza, disinformazione. Allora, un concetto che risale a molto tempo fa, risale alla fine del XVII secolo. È stato poi ripreso dagli americani negli anni 20, per screditare gli avversari ovviamente, ma quello che ci tocca più da vicino, perché noi siamo informatici, quello che ci tocca a noi è come il food ha trovato il suo terreno fertile nell'informatica, grazie a due società, volenti o nolenti, non so quanto nolenti. Comunque sono la IBM e la Microsoft. In che modo? Beh, adesso vediamo un po'. Innanzitutto, siamo negli anni 60, innanzitutto. Negli anni 60 l'IBM era quasi monopolista del mercato, era uscita con i sistemi barra 360. E nei vari modelli di laboratori, c'era il modello 40, 50, 65, 75, che erano secondo la potenza. Ecco, l'IBM era praticamente all'apice dell'informatica in quel decennio. In quel decennio però subentra una nuova società, si fa largo e si fa conoscere la CDC, che significa Control Data Corporation. Questa CDC, di cui fa parte un certo Seymour Cray, già il nome Cray ci fa pensare ai supercomputer, aperta parentesi. Cray inventò il primo calcolatore a calcolo vettoriale, a differenza di quelli che esistevano fino al 75-76, che erano elaboratori scalari. Magari questo concetto in un altro video poi lo amplieremo. Comunque, la CDC esce fuori con un computer che è 10 volte più potente dell'IBM 360. L'IBM 360 accusa il colpo, lo incassa, ma non ci sta a perdere fette di mercato. Allora cosa fa? Dice che sta uscendo il suo modello, il System 360 92, che è pari al CDC 6600. Fatto sta che però questo computer in realtà non ce la fanno in sostanza. Per quanto si sforzino, il 92, che forse non è mai neanche esistito, o quello che stanno cercando di fare, non raggiungeva la potenza di calcolo del CDC 6600. E quindi cominciano a fare delle uscite sul mercato per screditare l'avversario. In che maniera lo fanno? Lo fanno dicendo: beh, dunque, voi avete già dei sistemi 360, sappiate che se passate al CDC 6600 vi toccherà rivedere il software, mentre il nostro nuovo computer, che dovrebbe essere, ma non è mai stato, pari come potenza di calcolo al CDC 6600, vi garantisce la retrocompatibilità del software. Poi dice: il CDC 6600 costa una certa cifra, è un modello nuovo, non è stato testato completamente, insomma fa di tutto per screditare CDC. Al che, questi qua nella CDC si arrabbiano un pochino, si rivolgono all'antitrust, antitrust, e l'antitrust
apre un'inchiesta e alla fine, mettendo a posto le cose, riconosce IBM colpevole di tentativo di screditare l'avversario e infligge a IBM una multa di 600 milioni di dollari. Avete capito? Negli anni 60 già IBM cercava di fare le scarpe agli avversari in questa maniera. Più avanti poi questo è toccato anche a Microsoft. Comunque, per inciso, in IBM il sistema 360 è stato, il capoprogetto era un certo Gene Amdahl, che nel 75 esce da IBM e fonda una sua società, la Amdahl Corporation, che crea computer compatibili con i sistemi IBM. Anche perché veniva da IBM, quindi li conosceva benissimo e sapeva come farli. E anche lì Amdahl dice: ma vuol dire che IBM cerca di fregare me come ha fregato CDC? Però questo non è successo. Evidentemente la multa da 600 milioni di dollari a qualcosa è servita. IBM, campioni del mercato, sono capaci di fare queste bassezze. Però hanno fatto anche delle ottime cose. Hanno fatto queste bassezze, ma hanno fatto anche delle cose molto belle. Infatti, dopo, quando poi sono arrivato io nell'informatica nel 79, 78-79, era uscito già il sistema OSVS2 detto MVS, anzi prima c'era l'SVS, poi è arrivato l'MVS ed in effetti era un ottimo prodotto. E io lavoravo in Fiat, Fiat aveva comprato poi in seguito, oltre ai computer IBM, mi ricordo che c'era il modello 3032, poi presi il 3033. E nel frattempo Fiat, visto che doveva ingrandirsi, prese e comprò anche, o affittò, non so esattamente cosa fece, un Amdahl, un elaboratore Amdahl. Bene, questo è l'antefatto riguardante IBM, ora passiamo a Microsoft. Bene, veniamo al secondo caso, Microsoft. Anche qui una bella banda di galantuomini, non solo Bill Gates, ma tutto l'entourage merita di essere considerate come dei bei volponi. Allora, ci sono due casi nei quali Microsoft si rende proprio attore principale di pratiche scorrette nei confronti della concorrenza. Primo caso, ce ne sono parecchi, non è che sia proprio il primo in ordine cronologico, ce n'è più di uno. Già prima che arrivasse a questo ne aveva combinate Billy. Allora, c'era un sistema operativo che si chiama DR-DOS, un ottimo sistema operativo che si basava su un precedente, anzi, era un'evoluzione del precedente sistema operativo che si chiamava CP-M-86, un sistema per personal computer. Il DR-DOS è l'evoluzione di questo sistema ed è un ottimo sistema operativo. Cosa fa Billy e la sua cricca? Mettono nel codice di Windows 3.1 un test. Se il sistema operativo sottostante, perché Windows 3.1 si appoggiava a MS-DOS, se Windows 3.1 si accorgeva che sotto non aveva l'MS-DOS ma aveva il DR-DOS, usciva fuori con un bel messaggio e c'era scritto: il sistema operativo sottostante, ho riferimento a quello, non è compatibile con questa versione di Windows. Premi C per continuare o esci fuori. E allora lì, a questo punto dici, beh che faccio, vado avanti o lascio perdere? Se davi C e continuavi, funzionava tutto benissimo. Metteva solo questa pulce nell'orecchio per farti spaventare. E già questa è una bella pratica scorretta, tant'è che DR-DOS non ha avuto quel successo che meritava. Adesso non so se gli abbiano fatto causa in merito, ma mi sembra che non ci sia stata nessuna rivalsa giuridica in merito. Secondo caso di cui Microsoft si rende attore proprio di primo livello, Linux. Linux è un bel sistema operativo che nel tempo si è evoluto in maniera veramente bella proprio. Io lo uso anche, ogni tanto mi fa piacere usare Linux perché è divertente. Il fatto è che Linux non costa niente, è gratuito. Nasce nell'ambiente open source, nel quale tu sei libero di fare una donazione, altrimenti puoi scaricartelo e utilizzarlo tranquillamente. E anche lì non è che si è molto
come dice Microsoft, non c'è molto supporto nel caso che è un problema. Prega che vada tutto bene. Comunque, io non ho mai avuto problemi con Linux, l'ho installato, funziona perfettamente, quindi si potrebbe benissimo andare avanti con Linux. Allora, che succede? Che un bel giorno Microsoft esce fuori e dice: attenzione, Linux viola ben 230, come si chiamano? Brevetti. 230 brevetti di Windows. Ah, che facciamo adesso? Ma la cosa interessante è che non è che faccio una causa a questi sviluppatori dell'open source. Microsoft non si sbilancia in queste cose qua, dà questa notizia e dice però: io mi rivalgo contro coloro che hanno installato Linux e faccio causa a loro, me la vado a prendere con loro, mi rivalgo su di loro. A quel punto, se tu hai installato Linux, dici: beh, un momento, se devo pagare io per colpa di quelli là. E quindi Linux riceve una bella botta. E questo è per fare un esempio di quanto sono galantuomini in Microsoft. Ma ce n'è una valanga inimmaginabile. Se vi interessa potete andare a leggere gli Halloween Documents, ce n'è una lista veramente infinita di magagne che ha fatto Microsoft, una cosa senza senso. Ora, non è che voglia screditare io Microsoft, per carità. Io ho Windows 10, Windows 7, li uso tranquillamente, senza problemi. Ho pagato le licenze. A parte, se andate a vedere, c'è un video dove c'ho Windows 10 gratis, mi si installa da solo, mi si abilita da solo, io non ho fatto niente. Ma comunque, Windows è un ottimo sistema operativo, per carità. Dopo 20 e più anni che gira, insomma, deve migliorare. Bene, io non ho altro da aggiungere, mi sono fatto questo esempio di food, dove viene instillata la paura, l'incertezza e la disinformazione, per cui la gente prima di installare un sistema operativo ci pensa due, tre volte, dice: no, restiamo su Microsoft che è meglio. Facit quomodo vis, semper cubita est, dicono al paese di mia moglie. Va bene, benissimo, io vi ringrazio dell'ascolto che mi avete dato, mi fa sempre piacere darvi qualche notizia. Come sempre, e tutti gli YouTuber dicono, se il video vi è piaciuto, un generoso like, mettetelo pure. E come sempre, se il canale è di vostro gradimento, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, così riceverete le notifiche quando carico un nuovo video. Ok? Bene, io vi ringrazio dell'ascolto. Vi annuncio che il prossimo video, che dovrebbe uscire fra un paio di settimane, perché aspetto del materiale hardware, sarà un assemblaggio di un computer con processore Ryzen 5 3400G. Poi ci mettiamo un disco NVMe, ci mettiamo 8 giga di RAM, ci mettiamo qualche altra robetta e vediamo cosa ne esce fuori. E poi vediamo come va, ok? Bene, al prossimo video. Bye bye.